Seconda parte di questa nostra puntata. Ieri la commozione di Marinelli al Passetto, accolto dopo il bagno di folla, insomma, con la gente, con i tifosi dorici. Oggi le sue parole, parole che però sono orientate anche al futuro. Ascoltiamole e poi le commentiamo in diretta. Marcaccio e mister Conacchini mi hanno aiutato a fare un'annata, diciamo, onestamente tranquilla, perché riflettendo con calma, diciamo che il risultato e la forza della squadra non è stata mai in discussione. Chiaramente c'è da stare attenti, però adesso, insomma, soddisfazione è enorme, indescrivibile. Cioè, faccio fatica ancora a rendermi conto, quindi è qualcosa che mi rimarrà dentro per tanti anni. Non mi devono tirare uno scherzaccio, perché io li voglio assolutamente al mio fianco in questa prima avventura nei professionisti, dove sinceramente è già tanti mesi che lo dico soprattutto a Sandro. Io umilmente non ho questa esperienza, anche se ho l'orgoglio da Anconettano, da presidente, di continuare a far bene, di dimostrare che siamo bravi, però ho bisogno dell'aiuto di professionisti come Sandro Marcaccio e mister Conacchini, di persone oneste educate come loro sono. Dovremmo fare una ossatura di giocatori adulti importanti, di esperienza, con un contorno altrettanto importante di giovani, che è quello che vuole anche, diciamo, un po' la strategia giusta, diciamo lungimirante, di prospettiva, che è quella di Federico Petrolini, insomma, che puntiamo molto sui giovani. Speriamo un domani di averli che arrivino dal nostro vivaio. Attualmente siamo costretti a prenderli, grazie alle scelte giuste di Sandro Marcaccio, un po' in giro per l'Italia, ma questo va bene ugualmente, perché comunque dà spazio ai giovani di crescere, è importante, anche se purtroppo adesso non sono proprio i nostri. Quindi spazio, una parte importante bisogna lasciare spazio ai giovani, sperando appunto che il progetto di Federico Petrolini e Loris Servadio vada avanti con efficacia, soprattutto adesso che, andando nei professionisti, penso che molti giovani saranno attratti da questa nuova avventura biancorossa. Gli sponsor hanno confermato per ora il loro impegno come sponsor e non come soci. Si andrà avanti confermando il budget di quest'anno e poi contando sui contributi della Lega Pro. Sì, è proprio questo qua. Ringrazio gli sponsor comunque già per il fatto di proseguire l'avventura con i colori biancorossi. Adesso è un momento purtroppo economico dove non si può chiedere oltre, quindi uno fa quello che giustamente si sente di fare. Quello che magari mi auguro io un domani, anche a livello psicologico, farebbe piacere a un imprenditore serio che, vista appunto come lavoriamo noi in maniera seria e onesta, mi si affianchi questo, ma soprattutto sotto l'aspetto, diciamo, psicologico, per gestire meglio le cose quando magari c'è da fare qualche scelta importante. Mi piacerebbe che un giorno si faccia presente, arrivi un imprenditore serio che dice: guarda Andrea, voglio stare vicino a te. Questo mi farebbe molto piacere. Capitolo strutture, che fine faranno Dorico e Del Conaro? Diciamo, noi diciamo, nell'ottica anche di una razionalizzazione dei costi, e anche, diciamo, per il fatto che parliamo di due strutture, soprattutto il Dorico molto obsoleta, inadeguata e, diciamo, anche non a norma, preferiamo un attimo fare un passo indietro sul Dorico, dove ci ho investito molto io, ma non il Comune. Ci concentriamo, diciamo, sperando che il Comune faccia fronte agli interventi di straordinaria manutenzione sullo stadio del Del Conero. E dall'altra parte la speranza che ci venga concesso, come hanno tutte le squadre in Ancona, un campo in erba sintetica, tutto nostro, come l'hanno tutte le altre squadre, disponibili anche a fare noi un intervento economico tipo il campo delle Palombare, per poter, insomma, far crescere il nostro settore giovanile. Speriamo che, come ho fatto io la mia parte da imprenditore anconetano, da innamorato dei colori biancorossi, anche il Comune, senza, diciamo, strafare, ma faccia la sua normale parte nei confronti di una società, la più importante d'Ancona, che esiste da 110 anni e che non ha neanche un campo ancora in gestione da tantissimi anni per il settore giovanile. Allora, le parole del patron. C'è un SMS che ci serve per introdurre, insomma, il tema futuro, diciamo così. Presidente Mancini, cosa riserva il futuro di questa squadra e società? Marcaccio sarà confermato e la società sarà strutturata in modo tale da sostenere le categorie professionistiche? Saluti da Christian. PS, grazie per averci riportato fuori dai dilettanti, grazie di cuore. Dunque, la società aveva già cominciato a lavorare per
però scaramanticamente non avevamo detto niente, però per il futuro. Per quanto riguarda, allora andiamo con ordine, Marcaccio mi pare che è la prima richiesta, io credo che sia, non sia nemmeno il caso di parlarne sulla conferma dello staff tecnico dopo un campionato di queste, così, soprattutto aver riportato la tifoseria allo stadio è sicuramente merito di Marcaccio e poi a scendere dei Cornacchini e dei giocatori. Sicuramente Marcaccio, che è l'uomo, l'unico che ha fatto categorie professionistiche, ci darà una mano per organizzare la società in modo che possa affrontare un campionato professionistico degnamente. Poi per quanto riguarda, forse intendeva la squadra come composizione, adesso gli imprenditori hanno fatto già una o due riunioni per definire quali sono gli obiettivi e di conseguenza gli impegni che devono prendere per raggiungere questi obiettivi. Poi si potrà parlare di come sarà la composizione della squadra, che credo possa essere una squadra che deve attirare ulteriormente, deve richiamare ulteriormente il tifoso che si era perso, disputando un campionato, come Marinelli ha sempre detto, di cuore, per entusiasmare il pubblico, soprattutto nelle partite casalinghe, soprattutto nei derby con l'Ascoli, perché Marinelli ci tiene tantissimo, come tutti, a queste partite. E magari a fare uno sforzo in più da parte di tutti i componenti. Magari non è nemmeno il caso di parlare di vogliamo subito salire, perché forse la società, infatti, e la città non è pronta per questo. L'obiettivo è stato dato, cioè un campionato che porti a una salvezza la più tranquilla, certo, possibile. Sul discorso budget, perché penso che volevi far riferimento a quello, insomma, da quello che si è capito, verrà confermato quello di quest'anno, con soprattutto i contributi di Lega, che possono oscillare tra i 500.000 e il 1.000.000 di euro, questo in base anche a premi di valorizzazione per i giovani, altre entrate che sono collegate appunto a quello che noi usiamo come contributi di Lega. Ce n'è una che forse non riusciremo a prendere, che è quella del settore giovanile, perché la percentuale che spetta alle società dipende dalle strutture, per cui noi come strutture non credo che siamo avvantaggiati e non credo che potremo concorrere a quella quota, per cui bisogna che ci diamo da fare per migliorare questa situazione, per poter accedere al contributo intero da riversare sia sul settore giovanile che sulla prima squadra. Per quello che concerne invece il futuro di Sandro Marcaccio, vi facciamo ascoltare un tratto di quello che ci ha detto ieri il direttore sportivo durante la diretta, perché secondo noi, insomma, fa un passaggio particolarmente interessante. Ascoltiamo. Ma sono molto 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 felice per due persone per le quali io mi sono impegnato molto quest'anno, sono il patrono Andrea Marinelli e il mister Cornacchini. Sono due persone che meritavano assolutamente questa soddisfazione. I campionati li vincono e li perdono le società. Quello che conta nel calcio è la società, tutto il resto sono chiacchiere, insomma. La società di oggi, in vista dell'anno prossimo, secondo lei è pronta per il salto di categoria e quindi per affrontare la Lega Pro? No, credo di no, ma lo sanno. E quindi sicuramente si organizzeranno nel migliore dei modi per affrontare un campionato diverso, che può essere molto difficile, ma può essere molto meno difficile di quanto si pensi. Insomma. Sarà lei a costruire la prossima Ancona e tutti i tifosi sono concordi nel volere che sia lei a farlo. Presto penso che ci incontreremo, come è normale che sia, perché il campionato l'abbiamo vinto, la stagione è praticamente finita. E quindi se la società avrà intenzione di riconfermarmi, mi chiamerà e parleremo. Io sono uno abituato a soddisfare le esigenze della società, quindi
se mi sarà prospettato un programma e avrò gli strumenti per realizzarlo, dal mio punto di vista chiaramente, è chiaro che rimarrei volentieri, insomma, perché Ancona ormai è diventata calcisticamente, no, la mia squadra. Se così non fosse, non sarà assolutamente un problema, perché ripeto, il destino dipenderà esclusivamente dalla compattezza, la solidità e l'organizzazione della società. Messa in questo modo, Guido, insomma, parrebbe non esserci ostacoli a un'eventuale conferma con Marcaccio, che dice: se la società mi chiama, mi prospetta un progetto, mi dà gli strumenti per attuarlo, io sono uno che di solito lavora per portare, no, l'obiettivo che mi viene dato, non vedo perché non dovrei accettare. Il problema vero, forse il nodo, è quello che si gioca sull'obiettivo reale, cioè sulla possibilità di capire quale sarà l'obiettivo della prossima Ancona e capire come la società si può strutturare meglio per essere pronta per la Lega Pro, perché è stato il DS stesso a domanda ben precisa a dire che ancora questo club non è pronto per la Lega Pro così come è organizzato. Beh, guarda, io Marcaccio, ti dico una cosa, ho visto le immagini della conferenza stampa di l'anno quando venne presentato insieme a Cornacchini. In quella precisa occasione ebbi la sensazione netta che stavolta l'Ancona vinceva il campionato. Questo per dire quanto è importante, a mio avviso, la figura di Sandro Marcaccio, perché lo conoscevo, perché ci avevo lavorato insieme quando era qui con Schiavoni. So quello che può fare, quello che può dare, sia dal punto di vista tecnico, ma soprattutto umano. Allora, avete presente il direttore sportivo spregiudicato, no? Beh, no, lui è il contrario, cioè lui è una figura atipica nel mondo del calcio italiano, però chi ce l'ha se lo deve tenere stretto. Quindi invito la società a fare il possibile perché Marcaccio sia sicuramente qua anche l'anno prossimo. Magari ci saranno da discutere un po' sul budget che verrà messo a disposizione, ci sarà da discutere sulla ristrutturazione della società. Visto che oggi da Marinelli stesso sono arrivate parole, sì, che dicono: se c'è da razionalizzare, ottimizzare, devo farlo anche costi, nel personale. Quindi mi auguro veramente che ci sia un punto d'incontro, perché sì, è vero quello che dice Sandro, sempre umile, i tecnici passano, la società è quella più importante. Mi permetto di contraddirlo e dire che nel suo caso, beh, insomma, sarebbe veramente un disastro se lasciasse in questo momento, anche perché c'è una tifoseria che si fida di lui ciecamente, e questo per la società è un bel parafulmine, perché anche quando le cose vanno male lui ci mette sempre la faccia. Guarda, quest'anno nei pochi momenti difficili c'è sempre stato lui in prima fila. Direi che la sua conferma è veramente fondamentale. Spero che non ci siano problemi, perché Sandro ha iniziato un progetto con gente vera come vuole lui, e non può lasciare così adesso, no? Bisogna che continua, perché giustamente l'altra volta se ne andò perché c'era Petocchi che aveva preso la maggioranza rispetto a Schiavoni, e devo dire che fu anche quello più lungimirante di tutti di quello che sarebbe accaduto. Sì, fu l'unico che non si presentò quella giornata in cui fu ricevuta l'Ancona dal Papa. L'Ancona dal Papa, io lì rimasi un attimino male, dico: ma come? Però ammetto che lui aveva visto prima di me quello che poi sarebbe accaduto. Nonostante venne un grande DS come Larini, no? Venne assolutamente un grande DS, però a conferma però di quello che dice Sandro, se non c'è anche una grande società, certo. Larini fece uno spot meraviglioso per tanti bravi giocatori che ancora oggi giocano in Serie B, quindi è chiaro, però la società non aveva, era un castello basato sulla carta, anche se quella volta, insomma, tanto per fare un minimo a Marcord, le premesse però erano diverse, poi si sganciarono tutti. Esatto, quelli che dovevano mettere i soldi se ne sono andati, si sostanzialmente. Uno dopo quell'altro, che fu una rovina, però vedi, erano tutti imprenditori di fuori. E io mi ricordo, seguivo in prima persona l'Ancona, quella volta solo per telefonare, per trovarli, era un'impresa, non poteva durare così. Poi nell'intervista di ieri Marcaccio ha sottolineato la difficoltà di questo campionato, perché nonostante le premesse c'erano tutte, la squadra era fortissima, nel calcio non sempre poi, no? Vince chi ha
costruito quando, un super quando si parte con l'obbligo assoluto, con l'obbligo di vincere. Quali meriti secondo te ha avuto Sandro Marcaccio in questa stagione? Beh, tantissimi, quello che diceva Guido giustamente, i momenti di difficoltà ci sono stati, indubbiamente ci sono stati, lui li ha fatti passare come fossero momenti di assoluta normalità, penso dopo a diversi magari pareggi interni o a qualche momento di tensione, le critiche piovute anche in maniera aspra nei confronti di Cornacchini, non era un tecnico che aveva scelto il DS Dorico, eppure lo ha difeso a spada tratta, mostrando sicuramente un interesse in primis verso la società, verso la squadra, proteggendola in questa maniera, e forse nessuno come lui sarebbe stato capace. Poi quello che diceva sempre Guido giustissimo, in un mondo di selvaggio di direttori sportivi, lui è veramente un modello. Io se fossi un presidente gli darei, cioè, 1.000 euro, so che me li riporta, esatto, 1.000 e un centesimo. Esattamente, non credo che non sia in dubbio. Non è in discussione assolutamente questo, anzi, però analizzando tutta la stagione, secondo me l'unica persona che ci aveva tutto da perdere era Sandro Marcaccio. Fra l'altro. Cioè, l'unica, perché... Un campionato che non conosceva. Sì. Non è, cioè, se le cose, certo, non andavano bene, era l'unico che, per cui grandi meriti per il lavoro che ha svolto, per individuare il gruppo di giocatori che ha portato qui, che Cornacchini ha fatto diventare una squadra. Anche lui c'ha grandi meriti, come c'hanno meriti i calciatori. Però non tutti sono concordi, e allora vi leggo alcuni sms, perché fa specie. Mandiamo che arrivino degli sms, no. È vero che non si sa, cioè non sappiamo chi possa aver mandato certi sms che leggeremo, quindi può darsi pure che ce l'hanno mandati non tifosi dell'Ancona, però fa specie che si debba parlare di qualcuno che critichi il mister. Serie di sms su questo? Non bisogna essere grandi intenditori di calcio per capire che nessuno dei giocatori dell'Ancona attuale è all'altezza di giocare in Serie C. Poi, un altro, eccolo qui. Tanto di cappello a Marinelli e Marcaccio, ma via Cornacchini, in 9 mesi non ha dato uno straccio di gioco alla squadra. Poi, andiamo ancora, io li sto cercando perché ce ne sono diversi purtroppo. Purtroppo dico, no, perché secondo me non ha grandissimo senso, no? Ma no, ma cioè, il calcio è bello perché è vario, no? Quindi perché purtroppo? Ognuno ha la sua idea, però io mi permetto di dire al Presidente non solo di confermare Marcaccio e Cornacchini, ma di non stravolgere questa squadra invece anche in Serie C, perché questa è una squadra che ha un'anima. Ecco, guarda, quindi... ne ho trovato un altro, scusa Guido. Marinello. Marinelli, bravo a salvare l'Ancona, a scegliere Marcaccio, ma non commettere l'errore di confermare Cornacchini, lo dovrai esonerare dopo poche partite. Poi però c'è anche il contraltare. Faccio mia colpa riguardo a Cornacchini, lo avevo criticato tempo fa ma mi sbagliavo. Magari ha dei limiti dal punto di vista tecnico, ma sul piano motivazionale è stato egregio. Un saluto da un abbonato. Allora, vi leggo altri 3 sms. Mancini, date carta bianca a Marcaccio e ci toglieremo grandi soddisfazioni in ogni categoria. Sandro Marcaccio ha onorato 3 anni ad Ancona conquistato una salvezza e 2 promozioni. Poi c'è questa domanda per Mancini. Mancini, secondo lei cosa vuol dire quando Marcaccio dice che la struttura societaria non è pronta per i professionisti? Beh, un po' di ordine, qualche inserimento in qualche settore dove è necessario che ci sia un po' più di professionalità. Questo però adesso è prematuro, lavoreremo poi strada facendo, certo, si vedranno questi inserimenti. Su Cornacchini noi ovviamente la vediamo in modo diverso, siamo stati vicini a lui. Allora, prima di tutto ha confermato le qualità per le quali Marinelli e tutta la società ha scelto Cornacchini, che in pratica quello che ci cercava era un allenatore che potesse trasmettere certi valori ai giocatori, come capacità di richiamare il pubblico, come avevo detto prima, grinta, giocare con il cuore, uscire con la maglia sudata,
sono termini magari banali, ma quest'anno credo che l'abbiamo visti. Fornachini, ho visto diversi allenatori in questi ultimi anni e non è sicuramente secondo a nessuno sotto l'aspetto tecnico, per quello che ho potuto valutare, per quello che sono in grado di valutare. Poi è un uomo che come Marcaccio ci mette la faccia, ci ha messo la faccia, e non è semplice gestire un gruppo di giocatori come quello che c'era quest'anno, 20 titolari almeno 20 titolari, tutti hanno avuto le loro opportunità, tutti hanno reso molto, perché per fare un campionato così significa che tutti hanno reso molto. Ci sono stati dei periodi in cui qualcuno rendeva meno, è entrato, non so, io mi ricordo all'inizio i problemi ce li risolveva Sivilla, Degano, poi dopo ha cominciato Bondi, poi Tavares. Insomma, è stato bravo Morbidelli, che in un paio d'occasioni, Pazzi, fuori Pizzi. Pizzi, ecco, insomma, non è semplice lavorare con 20 titolari e gestirli. Cornacchini credo che abbia fatto tutto questo. Ecco le parole di Cornacchini ieri, emozionato anche lui davanti alla festa dei tifosi dorici. Una soddisfazione enorme, enorme, perché secondo me ce lo siamo meritati, insomma, i ragazzi se lo siamo meritati, poi un pubblico incredibile come è venuto poi ieri alla partita, no? Si diceva che era un peccato non festeggiare lì, però l'importante era festeggiare, così è stato, quindi siamo veramente molto molto felici, quindi sarà una giornata indimenticabile. Che effetto fa? Bello, bello, ti dico, sono veramente una felicità immensa, quindi è veramente molto bello. Spettacolo di pubblico ieri, spettacolo di pubblico oggi, ma non c'erano dubbi? No, non c'erano dubbi, visto poi, io, ripeto, io c'ho sempre come il primo impatto che ho avuto a Iesi alla partita di Coppa Italia, quindi da lì ho detto sarà una stagione importante, sono convinto che il pubblico ci sarà sempre di più, così è stato, ieri è stato proprio la ciliegina sopra la torta, insomma. C'è una dedica particolare? Ma una dedica che devo fare? No. Sono felice perché abbiamo lavorato tanto e i risultati poi alla fine si sono visti. Quando hai capito che questa squadra ce la poteva fare? Ma no, beh, io l'impatto che ho avuto quest'anno con la squadra mi è sembrato subito al ritiro un impatto dove vedi che c'è un gruppo che si è amalgamato in maniera incredibile, quindi questo mi faceva ben sperare, poi le qualità c'erano, per cui bisognava aspettare, avere un po' di pazienza perché la squadra era completamente nuova, così è stato, insomma, i risultati si sono visti. Ci pensi l'anno prossimo? No, ancora no, ci abbiamo tre partite ancora, vediamo. Guido, una considerazione, no? Cioè, l'allenatore che vince un campionato perché non dovrebbe essere confermato? In fondo la conferma se l'è presa sul campo. Ma assolutamente sì, l'allenatore che ha riportato Ancona tra i professionisti, il calcio dorico tra i professionisti, si merita una chance assolutamente. Poi, voglio dire, ha stravinto il campionato, partite d'andata, indubbiamente non c'è stato un gioco così spumeggiante, soprattutto in casa. Ritorno invece abbiamo visto anche delle belle partite al Del Conero. Perché ha saputo però, anche forse cambiare modulo per valorizzare gli uomini che in quel momento davano più garanzie. Sicuramente si è visto una crescita anche di Cornacchini durante questo campionato. E poi un entusiasmo del genere non va spesso. Di delusioni, chiamiamole così. Queste energie positive vanno lasciate scorrere liberamente. Quindi assolutamente io, per quanto mi riguarda, una bella chance tra i professionisti. Lui che da giocatore ci ha giocato per tanti anni. Insomma, se la merita anche come allenatore. Altri sms, poi andiamo in pausa. Sono contentissimo per il presente, grazie a tutti, ma un po' preoccupato per il futuro. Vi ricordo che gli attuali sponsor hanno già abbandonato Marinelli, forza Ancona. Ancora no, sinceramente. Vincere campionati è difficilissimo, anche con squadre forti come l'Ancona, soprattutto con tutti questi derby. Grandissimo Cornacchini. Chi critica il mister è un ascolano. Ha forgiato un gruppo di giocatori sconosciuti tra loro. Allora, mentre si stanno caricando altri sms. La grinta di Cornacchini e la sua abilità saranno decisive per il prossimo campionato, che sarà di sofferenza perché andremo ad affrontare una B2. Cornacchini-Marcaccio, coppia granitica. Un allenatore che vince con 3 giornate di anticipo il campionato può essere contestato? Secondo me no, però evidentemente non tutti la possiamo vedere con lo stesso occhio. Non è facile vincere quando tutti giocano alla morte contro di te e devi vincere sempre. Grande mister Cornacchini. Bondi, Tavares, Didio, Cazzola, Degano, Caccioli, Lori sono da C. Ripartiamo da loro, da Daniele. Oh, mentre prima c'era stato un sms secondo cui questa squadra non è
secondo chi ci ha scritto, pronta per la Lega Pro, mentre invece questo SMS è di tutt'altro avviso, e mentre oggi con Marinelli si è parlato del blocco under, cioè dal blocco under di quest'anno cercare di ripartire per costruire questa squadra che possa essere un mix, un giusto mix tra over e soprattutto under molto molto bravi, che poi non ci saranno gli under l'anno prossimo, giovani. No, i giovani saranno sicuramente in parte, faranno sicuramente in parte dell'ossatura che Marcaccio, noi lo diamo per scontato, andrà a costruire, perché ci permetteranno, oltre che di valorizzare, magari trarre dei profitti dalla loro valorizzazione, anche per accedere ai contributi. Sicuramente questi giovani che sono stati elencati, che hanno fatto questo bel campionato, Lori, Barillaro, Di Dio, Bambozzi, Pizzi, questi sono giocatori che, se riusciamo, dovremmo confermarli, perché adesso bisogna fare i contratti e bisognerà discutere con i loro procuratori, perché hanno fatto bene e hanno magari delle altre alternative. Però Mercato sugli under dell'Ancona, insomma, si è già mosso con diverse squadre che si sono scritti i nomi di questi giovani bravi sui taccuini. Vedremo poi se ci sarà mercato e soprattutto se le trattative si concretizzeranno eventuali. Nostro sponsor, spazio al nostro sponsor questa settimana c'è. Sì, ora abbiamo la nostra Ella Ziti con la sua rubrica Qualità e Amore. Andiamo quindi a scoprire chi è il meglio o il migliore di questa settimana. Ben ritrovati come ogni lunedì qui da Qualità e Amore, per il meglio o il migliore secondo Giuseppe Cingolani. Ciao. Buonasera. Beppe. Ciao a tutti, buonasera a tutti e buona Lega Pro a tutti i tifosi dell'Ancona. Guardate, da dove ci siamo lasciati in Serie B con tanta qualità, ci siamo ritrovati con tanta qualità e amore tra i professionisti di nuovo. Qualità e Amore Centrocani e Villamusone sempre vicino a questa squadra, sempre vicino a questi tifosi, perché diciamo l'Ancona non è Ancona 1905, Ancona squadra, Ancona è la città, Ancona è tifosi, Ancona sono dei dirigenti, Ancona sono degli sponsor, Ancona sono delle televisioni, Ancona sono dei giornalisti, Ancona sono chi la vive, Ancona sport, Ancona calcio, anche gli altri sport devono ringraziare questa realtà, quello che è successo, perché 5-6 mila persone allo stadio come sabato sera, con un urlo strozzato al 96esimo quando Caccioli ha sbagliato quel gol, tutti delusi, e poi ieri le notizie sono, ma sono cose storia, sono cose storiche che fra 100 anni noi non ci saremo più e si racconterà di questi giorni, di queste giornate. Io sto scrivendo la mia storia della mia vita con i ragazzi a Qualità e Amore, e è bello avere questo connubio con tutta la città e con tutti i tifosi. Sabato sera è stata veramente una grande giornata di sport e di lealtà. L'abito ci ha messo un po' del suo. Noi ci abbiamo messo tanto cuore e siamo venuti fuori, vedi, si dice tante volte che la provvidenza aiuta, e ci ha aiutato ieri. Tutti potevano pensare, tutti, un 0-0 del Celano con il Matelica, un 0-0 del Termoli, nessuno ci pensava. C'è chi ci pensa per noi, perché noi siamo l'Ancona e noi andremo sempre più avanti, sempre forte, con onestà e con serietà, come facciamo noi da Qualità e Amore. Auguro una buona Pasqua a tutti. Giusto? Facciamo una buona Pasqua anche ai ragazzi. Per me i migliori, che mi sono dimenticato di dirlo, sono gli under, perché hanno fatto la differenza. Pizzi, che ha fatto un bel gol, Fabi Cannella, che mortificato di quel rigore che poi non c'era, ha fatto una grande partita sulla fascia, io non l'ho mai visto giocare così. Sono dei grandi giovani che corrono per 90 minuti, e noi quello che ci servirà nella Lega Pro, gente che dal primo al 90esimo dà l'anima in campo, come noi diamo l'anima a Qualità e Amore, diamo l'anima sul banco macelleria, diamo l'anima in sala, vogliamo fare le cose, fare bene, per far stare bene i tifosi. Perciò grazie a tutti, grazie, grazie, e un grazie di cuore da Giuseppe del Centro Carni Villamusone.
Salutiamo ora tutti i tifosi biancorossi e ci vediamo lunedì prossimo qui da Qualità e Amore con Giuseppe Cingolani. E come sempre, Beppe, forza Ancona, forza Centrocani Melmosone e forza Qualità Amore. Siamo in Lega Pro, professionisti. Ciao, ciao, buona Pasqua. Ciao. Bella questa frase, siamo in Lega Pro, detta dal nostro sponsor Cingolani. Marcatori della 31esima giornata prima di andare in pausa, Cacciatori in testa del Matelica con 20 reti, Miani del Termoli con 17, Acquaro del Celano con 16, Panico dell'Isernia con 15, tra l'altro prossimo avversario dell'Ancona nel giorno di Giovedì Santo. Berardi della Jesina con 14, Tavares dell'Ancona, Costantino della Vispesa, Rogali della Recanatese con 13, Palumbo del Termoli con 12, Bondi dell'Ancona, Cavaliere della Maceratese, Torbidone della Minternina con 11. Un saluto al nostro amico Aldo e noi facciamo un'altra pausa. Sì, finisce qui la seconda parte di Serata Biancorossa, noi ci vediamo tra poco.